Ciao belli e benvenuti ad un mio nuovo video. Oggi vorrei presentarvi il mio nuovo server che l'ho appena aperto, che si chiama Italy Professional, appunto come vedete qui il logo. Come in chiamata c'è anche uno dei tre admin, che sono io e... Valerio, salve a tutti. Salve. L'altro admin è sempre... c'è il fratello di Valerio, che si chiama Kirito97. Bene, partiamo con la presentazione del server. Allora, quella lì laggiù sarebbe la base admin, dove qui ci saranno i comandi che un admin starà qui a settare tutti i comandi. Poi lì ci sarà un portale, facciamo vedere prima lo spawn che è già qui vicino. Allora, questo sarebbe una specie di totem che dovremmo ancora mettere a posto con gli admin, i moderatori e gli aiutanti. Poi, questo è lo spawn. Eccolo qua. Con i muri e regole, che poi entrate nel server se volete le leggere tranquillamente. Poi di qua, invece, c'è, diciamo... la parete in cui vi dà gli oggetti, la pala, l'ascia, spada, piccona, la zappa, le torce, biscotto e mela. Ovviamente sono tutte infinite, come vedete, tutto infinito. Potete prendere quante ne volete. Poi qui c'è una specie di spiaggia, lì c'è un porto che deve essere ancora finito. È messo a posto. Poi facciamo vedere, questo è l'hotel con dentro le stanze che ora andremo a vedere. Questo invece è il fabbro dove potete riparare le vostre armature, le vostre armi. Poi andiamo dentro l'hotel per vedere com'è fatto. Qui metterò degli NPC che li farò parlare per dire le stanze, quelle che volete. Qua noi faremo una specie di ristorante qui dentro. Poi c'è il primo piano che tutti i tre, cioè, per ora sono tre piani, poi li aumenterò. Questo sarebbe il bagno. Poi qua ci sono le stanze. Le stanze con numero dispari sono quelle singole, qui sono piccole con una cassa grande, tavola da lavoro, un letto, questo sarebbe una specie di comodino, tra virgolette. Poi qui c'è la stanza, quelle numero pari sono quelle doppie, come vedete, tutto più grande, e sono tutte così, anche gli altri piani, quindi inizio a farvi vedere tutte quante. Ora, beh, di qua c'è la sauna. Perfetto. Di qua invece c'è una specie di bar che poi metteremo lì in shop così venderemo cibo. Questa è una bella piscina, bella abbastanza grande. Poi qua c'è la banca, come vedete, in cui la banca servirà a mettere i vostri oggetti al sicuro. Cioè, ora qua ci sarà scritto privato in Matteo 10, cioè il mio nome. Io poi cambierò il cartello, metterò il vostro cartello privato. Diciamo, qua ci saranno anche delle specie di guardie che vedranno chi è che aprirà le chest o se c'è qualcuno, un griffatore che vuole rubarle. Poi qui c'è la stanza dei premium che ne parlerà Valerio, la stanza dei premium. Vai Vale. Comunque non dovrebbe succedere perché è protetto con i plugin. Sì, per il... Comunque questo server è abbastanza classico, cioè c'è una 100 che è questa qui che vi stiamo presentando, che è indistruttibile dai player e
non c'è il PvP e non ci sono neanche i mob, non spawnano i mob. Sì, ma capito, ma Valerio, Quindi parla un attimo della casa premium, cioè le regole del premium. Vieni qui. tipo i player possono diventare premium, potete diventare premium pagando con degli euro, che possono essere armature, pozioni che non si trovano normalmente, che non si possono creare, Come per esempio le armature che abbiamo addosso. o Per esempio come le... altrimenti prendere dei comandi che possono essere usati per un tot di tempo. Ecco, come vedete, l'armatura che abbiamo noi addosso è al massimo, cioè tutto 10, anche per esempio l'arco, spade e le pozioni, come vedete. Poi, questa qua è la stanza per incantare le vostre armi, quello che volete. Questo è quello a livello massimo, cioè il livello di livello 30, è quello più potente. Questo è quello a livello basso, che è il massimo livello 8. E poi c'è quello del livello medio, che il massimo è 23. Ecco qua. Poi andiamo a vedere. Giusto, facciamo warp fortezza. Allora, questa è la fortezza, cioè tutto quel muro che avete visto prima, che diciamo che dobbiamo ancora finirlo, il muro che dobbiamo fare tutto il giro completo dell'isola, speriamo che ce la facciamo. Poi ovviamente quella è tutta zona sicura, e non c'è il PvP, dove vedete scritto in chat safe zone, vuol dire che non c'è il PvP e non c'è lo spawn di mob. Poi, come vedete nella chat ora, safe zone free PvP and monster, non c'è il PvP e i mostri. Queste sono le nostre statue, le nostre skin, io, Kirito97 e Valerio. Poi cosa fa? Ah, giusto, la prigione. La prigione Vabbè, le che... nostre skin però non possiamo Giusto. ancora. Per ora non ce l'abbiamo indosso perché c'è un problema, non sappiamo perché, ma il link sul sito non ce le fa vedere, che dovremmo risolverlo. Comunque, queste sono le celle, questa è la cella più grande, per massimo 4 persone. Queste sono più piccole, come quella lì. E poi qui ci sono altre 3 celle un po' più piccole di quelle sopra. Bene, poi andiamo su. Ovviamente in conserva ci sono tutti, cioè i warp per teletrasportarsi nel portale del Land, nel Nether. Abbiamo fatto anche un warp sulle montagne, cioè per le montagne, chi vuole costruire sulla montagna più lontano, non Ah, so. poi questo server è ancora in una fase beta, diciamo, una fase in cui dobbiamo ancora finirlo, deve anche ancora essere finito, quindi se dobbiamo decidere se fare gente e rischiare o no, Sì, noi esatto, perché... decidiamo di rischiare, però vi chiediamo a tutti di avvertirci invece di approfittare di quando si trovate degli errori nel server, sui plugin o safe zone non claimate, ditecelo invece di Esatto. sfruttare, che noi possiamo sempre ricompensarvi per questi aiuti. Chi aiuterà a, diciamo, a contribuire per diciamo, tra virgolette, aggiustare il server, per esempio se trova qualche bug, o, non so, delle zone in cui, per esempio, non so, al centro, per esempio qua, non è climato, per esempio, basta dircelo che noi lo climiamo e poi diamo anche la ricompensa a chi ce l'ha detto. Questo sarebbe una specie di forno, ecco. Che però ci sarà un problema perché abbiamo messo si chiamano le chest shop, solo che però non so perché sono scomparse, cioè si è perso lo shop del forno, del pane, questa roba qui. Poi beh, L'evento o il end portal. giusto, vi facciamo vedere l'evento con
portal. Questo qua è il portale dell'End. Benvenuti, ecco. Dove il portale è già stato attivato, cioè già aperto, basta soltanto entrarci. Ovviamente, cioè, ogni volta che il drago verrà ucciso, noi cioè, bloccheremo il portale per metterlo, diciamo, a posto, cioè per ricreare il drago con la difficoltà maggiore. Giusto, Valerio? Allora, poi questo è un evento con poi metteremo altri eventi come, non so, per esempio, magari allo spawn chi è online può, cioè, doneremo gli XP, collezione di XP a chi è allo spawn, butteremo XP a caso, Sì, possono essere faremo delle liberi. specie di mini eventi così sul momento per dare, che ne so, oggetti o diciamo regali ai player, ecco. Bene, torniamo allo spawn. Ok. Questo è lo spawn. Ah, giusto, ora vi faremo vedere la postazione degli admin. Quella lì che diciamo controlliamo quasi tutta la mappa. Ah, poi vorrei aggiungere che questa isola dove abbiamo iniziato a costruire, dove abbiamo costruito il punto di riferimento dei player, la dobbiamo ancora finire, ancora finire di costruirci sopra, quindi credo che occuperemo tutto lo spazio sull'isola, quindi i player dovranno, per uscire, dovranno sempre teletrasportarsi perché sarebbe troppo lungo farsela a piedi ogni volta per uscire dalla zona protetta per poter costruire o per poter uccidere altri player. Esatto, come vedete da questa postazione possiamo vedere diciamo tutta la zona protetta, ecco. Come vedete, laggiù lì c'è il faro che ora andremo a vedere. Poi allora, ci sono i guide e gli helper. Gli helper, se gli helper fanno qualcosa a voi player dovete dircelo perché Sì, giusto. non è consentito agli helper uccidere player, neanche agli admin. Se per caso, non so, arriva perché gli helper non sono OP, però sono in creativa. Quindi se per caso, non so, ma verranno nella vostra abitazione, nella vostra casa, non so, vi distruggerà qualcosa, vi romperà, non so, le ceste, vi ruba qualcosa, basta che voi ce lo dite. Noi verifichiamo la situazione se è vera oppure no e puniremo l'herper, cioè l'aiutante, quello che vi ha fatto del torto, ecco. Valerio è uscito dal gioco, penso che sia crashato. Beh, comunque questo è il nostro server in cui vi ripeto siamo tre admin, cioè io, Antonio Matteo 10, Valerio, Kirito 97. Basta. Poi c'è un moderatore che non ci sarà quasi mai. Scusate, quasi mai. Beh, da Antonio Matteo è tutto, che sarebbe anche da Valerio. Questo video finisce qui. Ah, è giusto. Vi lascio il link in descrizione, c'è l'IP in descrizione per entrare nel mio server. Ovviamente sarà l'IP di Amaci, quindi dovete scrivere Amaci cioè, il mio IP di Amaci sarebbe Italy Professional normale, però penso che Italy Professional sia pieno, quindi mettete Italy Professional 1 oppure 2, cioè mano a mano aggiungerò altri Italy Professional per farvi entrare tutti quanti. Concludo il video, ciao, alla prossima volta, ciao ciao.